La stagione sportiva 2018-2019 è oramai alle porte, con le prime partite di hockey previste per domenica 23 settembre e quella successiva domenica 30 settembre. I lavori al palaghiaccio di Casate però non sono ancora finiti, la causa le temperature troppo elevate. Se da una parte continuano i lavori allo stadio con gli ultimi ritocchi ad ambienti, spogliatoi e servizi, dall'altra occorre attendere lunedì prossimo per vedere completata la pista di pattinaggio. Venerdì scorso, dopo il sopralluogo effettuato da Comune, CSU e rappresentanti delle società sportive, erano state avviate le operazioni per la formazione del ghiaccio. A causa del clima, più caldo della norma in questo periodo, spiegano dal Comune, si sono presentate alcune difficoltà che si stima comporteranno 2 giorni di ritardo rispetto ai tempi previsti. Come si temeva, dice il direttore di CSU Marco Benzoni, le temperature alte ci stanno creando dei problemi. La torre evaporativa, che è assimilabile al radiatore di un'auto, non riesce a smaltire tutto il calore dell'acqua di raffreddamento, delle testate, dei compressori e conclude: confidiamo di poter consegnare la lastra di ghiaccio al più presto. È probabile che la pista si possa aprire lunedì prossimo.